Alla corte dei Feaci, Odisseo continua il racconto delle sue avventure. Dopo la fuga dalla terra dei ciclopi, egli approda al regno di Eolo, signore divino dei venti, che gli fa dono di un otre, nel quale sono chiusi tutti i venti, in modo tale che possa raggiungere Itaca senza incontrare burrasche. Ripreso il viaggio, finalmente sereno, Odisseo si addormenta. Ma i suoi stolti compagni, dubbiosi sul contenuto dell'otre, lo aprono e scatenano una tempesta che scaraventa le navi lontano, indietro, nello spazio confuso e minaccioso dal quale stavano per uscire. Alla fine approdano nella terra degli strigoni, violenti giganti cannibali. Gli uomini, attaccati, vengono uccisi e divorati. Tutte le navi sono distrutte eccetto una, quella di Odisseo stesso e dei pochi compagni sopravvissuti. La navigazione allora riprende finché la nave non giunge ad Aiae, l'isola in cui vive la dea Circe, figlia del sole e di Perse, una ninfa oceanina. Qui un'avventura straordinaria attende l'eroe. Circe infatti è una dea potente e insidiosa. Con i suoi farmaci incanta e trasforma tutti i maschi che arrivino nella sua terra.